hai lavorato non solo nel tuo paese, in Messico, che è il top per quanto riguarda un certo tipo di prodotto, in questo caso le telenovela, ma hai lavorato anche in Argentina, hai lavorato in Italia, hai lavorato un po' in molti paesi del mondo, hai girato comunque per gli show. C'è differenza tra il modo di lavorare, per esempio, messicano, argentino, italiano, e tra il pubblico? Sì, sì, sì. Bene, c'è molta differenza fra tutti, perché tutti hanno la propria personalità. Italia ha una personalità totalmente diversa, quella che si, come si lavora in Argentina o come si lavora in Messico. Ma penso che ognuna sia differente e... è bella perché, non so, studiare, praticare, conoscerla, per me è anche un lavoro diverso. Non faccio sempre la stessa televisione, quando lavoro in Messico è come si lavora qua, ma quando vado in Argentina si lavora in un'altra forma. Penso che tutte le televisioni di tutti i paesi sono diverse, ma tutti hanno le cose belle delle sue televisioni. Messico fa la telenovela da 30 anni, penso che è il paese più adatto per fare questo lavoro, mentre invece penso che l'Italia, per me, fare dei programmi speciali così pieno di canzoni, come si chiamano questi programmi? Di varietà, sono per me i più belli programmi che ho visto. Dopo in Argentina si fa un altro tipo di lavoro, si lavora molto con i comici anche, e si fanno dei programmi molto in vivo, noi diciamo vivo, dal vivo. Non so, è diverso tutto, ma tutti, quando sono stata lavorando in Italia, in Argentina, mi sono messa dentro di quel lavoro e ho capito bene e mi piace davvero. Ecco, parlando per finire dell'Argentina, tu l'hai conosciuta nel 82 col tuo primo lavoro, che è passato in Italia molto bene, ancora si replica, e poi sei tornata ancora recentemente nell'87 per Amor Proibito. Ecco, hai trovato una differenza nell'ambiente, nel modo di vivere a Buenos Aires, negli argentini stessi? Sì, io penso che la prima volta che sono stata là all'82 è stato un po' difficile per me, perché prima di tutto arrivare in un paese dove si fanno le telenovele, non tanto come in Messico, ma si fanno, e dopo perché era difficile accettare un'attrice straniera, e in Argentina quello è stato per me il problema più forte, diciamo così, ma sono riuscita a vincere quel problema. Ho lavorato troppo per loro, ho fatto 4 telenovele e questa, Amore Proibito, è stata quella che ho fatto all'ultimo, all'87, e sì, ho trovato che la gente mi ha ricevuto un po' diverso, la propria gente che lavora nel canale, le attrici, gli attori, adesso già sono i miei compagni, mi prendono come se fosse io un argentino in più. Per me questo è stato un lavoro molto più facile di quello di prima. Che... una vittoria ancora sì. Più di Veronica. Sì, ma è davvero stato difficile. E penso che questo succede in tutti i paesi, no? Quando arriva un straniero in casa nostra e diciamo, perché hai chiamato un straniero? No, perché se lo posso fare io. E questo mi è successo. E dopo, come ho lavorato tanto, ho detto non vengo a rubare un lavoro, no? Andiamo a fare un lavoro in Argentina, ma per prendere tutta la gente d'Argentina e lavorare con loro.